Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un effetto molto carino con GIMP, è un programma open source di fotoritocco, può essere scaricato gratuitamente nella maggior parte dei sistemi. Tenteremo di fare una scritta che sembra come che sembri come impressa nel cuoio, una specie di effetto cuoio. Vediamo se ci viene. Allora, noi abbiamo scaricato da internet un'immagine di uno sfondo che ha, vedete, la pelle, no? Allora apriamo GIMP e facciamo File, apri e andiamo nella nostra scrivania e facciamo proprio apriamo come, diciamo, livello principale. Ed ecco che ci si sistema qua. Adesso noi vogliamo fare una scritta, quindi prendiamo lo strumento scritta, testo e facciamo un riquadro. Noi abbiamo scelto, vedete, la dimensione 250, un po' questo dipende dalla dimensione delle vostre immagini, cioè la dimensione della fonte del testo, bisogna regolarla in base alla dimensione della immagine. Poi abbiamo usato come carattere Ubuntu Medium Italic e l'abbiamo messo semplicemente al centro. Scriviamoci ad esempio vero cuoio, vedete, l'abbiamo scritto in nero. Adesso quello che vogliamo fare, se noi vediamo alla nostra destra è stato creato un nuovo livello, in cui c'è il testo vero cuoio, noi dobbiamo ingrandire un pochino questa scritta perché noi vogliamo un bordino nero che vada intorno a questa specie di timbro. Quindi adesso noi che cosa? Se clicchiamo fuori, vedete, viene via la selezione. Se riclicchiamo qua, vediamo che la dimensione di questo livello è, diciamo, limitata alla scritta. Allora andiamo nel menu livello e facciamo livello a dimensione immagine, così abbiamo tutto il livello. Adesso che cosa facciamo? Sempre selezionando il livello della scritta, facciamo tasto destro alfa a selezione. È una maniera molto veloce per selezionare ciò che veramente è nel foreground, quello che si distacca dallo sfondo. Abbiamo selezionato. Noi abbiamo detto che vogliamo un pochino più grande questa scritta per creare un bordino nero, cioè rifare dentro un marrone scuro e far venire un bordino nero. Allora andiamo nel menu selezione, possiamo fare subito allarga la selezione e diciamo di farla allargare, si possiamo dire ad esempio, non so, di 5. Vedete che la selezione viene un pochino più grande. Poi andiamo sempre, la facciamo un pochino sfumatina, facciamo selezione sfumata e ci mettiamo, non so, di 7 per vedere questo effetto qua. E la facciamo sfumata. Se noi diciamo adesso zoomiamo e andiamo a prendere, ad esempio, andiamo a prendere il secchiello, no? E un attimo che risistemiamo questa barra degli strumenti per far vedere esatto. E ci dipingiamo dentro in nero, vedete? Vedete che viene un pochino impreciso, vedete noi che stiamo facendo con il secchiello in nero, vedete che c'è qui, siccome abbiamo fatto il bordo sfumato, viene un pochino impreciso e si vede il sotto della pelle, del livello sottostante. Noi continuiamo a muovere cliccando la rotella e noi, diciamo, allarghiamo questa scritta. Adesso con CTRL a rotella possiamo ridiminuire. Noi abbiamo allargato la scritta, l'abbiamo sfumata la selezione, abbiamo creato una specie di effetto sfumato con il livello sottostante. Adesso noi però vogliamo che questo timbro sembri del colore della pelle. Allora vedete, noi possiamo prendere il color picker, vedete? E vedete che per esempio se selezioniamo questo come colore di background stanno venendo fuori marroni. Scegliamo un marrone un pochino scuretto. Sto cliccando, ecco, questo è un marrone un pochino scuretto. Riandiamo nel livello. Adesso noi che cosa facciamo? Questa selezione, noi facciamo selezione riduci perché gli dobbiamo fare una specie di sfumatorina e la riduciamo ad esempio di 3 ci va bene. Riduciamo la dimensione della sfumatura, invertiamo il colore. E adesso, sempre prendendo il secchiello, vedete, noi andiamo avanti e vedete che noi stiamo facendo una specie di effetto, vedete? Perché siccome abbiamo ridotto, la selezione, ci abbiamo dipinto sopra un altro colore, praticamente il colore in fondo rimane sotto come una specie di ombretta. Noi abbiamo così creato un'ombra, lo possiamo vedere se facciamo selezione niente. Vedete che viene un marroncino con un'ombra un pochino più scura. A questo punto, se noi facciamo selezione sempre tasto destro alfa selezione, l'abbiamo riselezionata, possiamo andare in qui in questo livello principale, facciamo filtri, all'interno del filtro distorsioni c'è il filtro rilievo, vediamo come viene. Noi possiamo operare in questi parametri, ad esempio la profondità, vediamo, gli diamo un pochino più di profondità. Facciamo così, possiamo togliere la selezione, in selezione niente, vedete che è venuto un pochino un bordino. Se
Selezioniamo questo, iniziamo a giostrare con la modalità e facciamo la modalità, vediamo moltiplica come viene. Ecco, vedete come viene la modalità moltiplica? Diminuiamo un pochino l'opacità, non di molto, di pochissimo, ed ecco che è venuto una specie di effetto cuoio, una specie di timbro. Adesso possiamo fare tasto destro sul livello sottostante e fare appiattisci immagine per appiattire tutti i livelli, e poi se non avete bisogno, diciamo, del progetto a più livelli per poterlo ritoccare, soltanto se non avete bisogno, si può esportare direttamente con immagine, esporta come, e noi adesso qui ci scriviamo, lo chiamiamo effetto pelle, effettopelle.png. La mettiamo nella scrivania, la esportiamo, vedete lui ci dice che il livello di compressione è 9, noi lo vogliamo di massima qualità, togliamo tutto e andiamo a vedere come è venuto. Allora, questo, diciamo, è il nostro effetto pelle, questa è la pelle senza. Doppio clicchiamo, vediamo, questo è una specie di scrittoio senza la scritta, e vedete, questa è una specie di effetto di timbro che è venuto nel cuoio. Quindi quello che abbiamo fatto, molto semplicemente, dopo aver aggiunto un nuovo layer di scrittura, noi con la selezione l'abbiamo ingrandita e sfumata e l'abbiamo ricolorata di nero. Perché? Perché volevamo avere un guadagno sul bordino. Poi l'abbiamo ridiminuita per dare un pochino di pixel di differenza fra l'interno e l'esterno, e l'abbiamo colorata con uno dei marroni proprio della pelle, di quelli che venivano con il color picker da questo livello di pelle. Dopo siamo andati nel filtro distorsioni rilievo e abbiamo un po' giocato con quei parametri e abbiamo utilizzato una modalità differente, per esempio la moltiplica, e abbiamo diminuito l'opacità, e questo è il tipo di effetto che viene fuori. Rivediamolo, questo è lo scrittoio senza timbro e questo è con una specie di timbro che ha un pochino sbruciacchiato, diciamo, la pelle. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.